Buongiorno a tutti. Questa mattina, arrivando al lavoro, ho ricevuto l'ennesima telefonata di un collega che mi chiedeva se valesse la pena o meno acquistare il Maestro 3D. Io sono sempre molto in difficoltà in queste situazioni e l'unica cosa che posso fare è quella di raccontare la mia esperienza. Se volete, lo possiamo fare insieme, magari sorseggiando un buon caffè, e quindi vi invito nella mia comfort zone. Molto meglio ora. Acquistare il Maestro 3D 12 anni fa circa. Lo acquistai quasi per caso, perché faceva parte di un pacchetto di altri programmi. Non lo conoscevo, ma mi piacque a tal punto di intraprendere un percorso formativo piuttosto lungo, che mi ha permesso, nel corso degli anni, di diventarne un tutor ufficiale. Dentro al studio di Age Solution, per gli amici Maestro 3D, è il programma perfetto? Probabilmente no. A mio avviso non esiste un programma perfetto, esiste un programma che è adatto a soddisfare quelle che sono le nostre esigenze. E io all'epoca avevo due esigenze particolari. La prima era quella di poter disegnare dei modelli museo virtuali, in modo di andare a sostituire le vecchie gipsoteche. L'altro era di avere la possibilità di iniziare a lavorare su setup virtuali che mi permettessero di approcciarmi a quello che era il discorso allineatori. All'epoca vi erano pochissime alternative. Questo era un prodotto italiano, un prodotto sviluppato da italiani con i quali potevo interagire in maniera semplice e in maniera anche abbastanza efficace. Aveva un viewer che mi permetteva e mi permette ancora di dialogare con i miei colleghi o clinici in maniera molto veloce, in maniera molto efficace. Mi permette di, esportando i file M3D, che è un'estensione, diciamo, proprietaria di Maestro, potete inviare il file e loro prendono nel viewer, lo possono controllare in maniera super super controllata. Non ha un canone annuale e questo per me rappresenta un vantaggio. Non ha diritti di esportazione. Possiamo esportare tutto quello che vogliamo in maniera assolutamente libera. Non ha obbligo di aggiornamenti. Altra cosa molto molto importante a mio avviso. È facile da usare? Questa è la domanda che più spesso mi fanno. È facile. È facile come tutti i programmi di questo mondo. Ha una curva di apprendimento. Questa curva è molto più veloce, tanto più usiamo il programma. Così come per qualsiasi altro programma CAD. Altra domanda è: lo cambieresti? Probabilmente allo stato attuale no, non lo cambierei. Soddisfa tutte quelle che sono anche le mie esigenze attuali, soprattutto anche per merito dell'ultima versione, la V6. La V6 che cosa ha di diverso dalle versioni precedenti? Intanto è certificata e questo comunque rappresenta un valore aggiunto. Con tutte le regole comunitarie e non, questo per me rappresenta una sicurezza. Ha nuovi moduli. Il primo modulo che mi viene in mente nuovo è il modulo Byte, che non mi permette soltanto di costruire dei byte e di stampare in 3D dei byte, ma mi permette, ad esempio, anche di generare dei morsi di costruzione per la realizzazione di quelli che sono gli apparecchi classici. Noi spesso abbiamo l'esigenza di portare su articolatore due modelli la cui articolazione è soltanto virtuale. Con questo sistema possiamo generare dei morsi di costruzione che vengono poi stampati
applicati sui modelli e messi in articolazione normale per creare quelli che, fino a prova contraria, ancora sono dispositivi fisici. Abbiamo la possibilità di lavorare in cloud, quindi una volta generato il file, una volta file sempre M3D, invece che spedirlo normalmente, lo possiamo spedire in cloud, in questo spazio nell'etere, nel quale può essere preso da chiunque e da chiunque noi decidiamo da questo spazio. Portarlo sul proprio PC attraverso un programma creato apposta che rappresenta poi sempre il programma finito, può trasformare, modificare e rimandarcelo in modo di dare un'approvazione definitiva. Questo per me rappresenta un grandissimo vantaggio. Una funzione che aveva già nelle altre versioni, ma che non è mai stata presa in considerazione perché non aveva poi un uso quotidiano, era quello del taglio degli allineatori per la stampa diretta. Cosa molto attuale invece perché ora è possibile stampare gli allineatori direttamente con dei materiali particolari, con delle procedure particolari che stanno diventando sempre più affidabili. In più sono state apportate delle migliorie a quelle che erano le vecchie funzioni. Un piccolo esempio che mi viene in mente è il taglio dei modelli per l'esportazione e la stampa, dei modelli stessi vuoti. Come si può fare? Tanto per dare un senso un po' pratico a tutto questo chiacchierare. Andiamo a vederlo direttamente. Una volta che il progetto ci è stato ritornato approvato, dobbiamo tagliare appunto i modelli. Quindi, da modulo setup virtuale, abbiamo taglia e chiudi. Abbiamo due possibilità, uno taglia e chiudi linee di taglio e l'altro è taglia e chiudi piano. La prima che io prendo in considerazione è linee di taglio. Decido quale modello andare a tagliare per primo e poi andiamo a disegnare i bordi. Poi possiamo correggere in qualsiasi momento e abbiamo due alternative. La prima è con doppio clic. La seconda tenendo premuto Shift per trascinamento. Le prime volte consiglio sempre di usare il doppio clic perché abbiamo meno punti ed è un po' più controllabile. Dopodiché decidiamo il bordo a secondo della stampante che abbiamo, delle nostre metodiche e una volta fatto questo, andiamo a decidere quale porzione del modello tenere. Come facciamo con questo pallino blu? Questo pallino blu, appunto, è l'indicatore della porzione del modello da tenere. Abbiamo due porzioni, una esterna e un'interna, dobbiamo decidere quale tenere. Logicamente terremo quella dei denti. Però il programma ha bisogno di una conferma. Per fare questo basta spostarlo di un minimo. Non vi dovete preoccupare di questo passaggio se non lo fate perché vi verrà ricordato in una fase successiva. Sulla sinistra abbiamo alcune indicazioni. Sotto abbiamo diciamo, gli aiuti per utilizzare tutti gli strumenti che vi ho mostrato fino ad adesso. Nella parte alta invece abbiamo le specifiche di questo modello. Per cui dobbiamo selezionare applica a tutti i modelli di transizione in modo di fare un taglio unico per tutta la serie di modelli e confermarlo. Questa è la novità della nuova versione. Ha bisogno di una doppia conferma, quindi applica tutti. Poi abbiamo la possibilità di modificare lo spessore del modello oltre il limite.
Se lasciamo 0, il programma ci genera dei modelli ad un'altezza standard, che nella maggior parte dei casi è accettabile. Poi la cosa più interessante è questo selettore. Il selettore chiudi. Se è selezionato, quindi è blu, quando andiamo a tagliare i modelli, avremo il fondo del modello che è chiuso e quindi andremo a stampare in modalità piena. Il modello ci risulterà stampato pieno, mentre se è deselezionato, verrà generato, come in questo caso, come andremo a vedere, una mesh, per così dire, che ci darà poi la possibilità in fase di esportazione dei modelli, ecco vedete, il modello è vuoto, in fase di esportazione dei modelli di transizione, ci darà la possibilità di scegliere lo spessore del modello. Questo fa parte delle nuove opportunità della versione 6. In caso contrario, ci pentiamo di quello che abbiamo fatto, non ne siamo tanto convinti, possiamo comunque andare a selezionare taglia e chiudi piano, selezioniamo una piccolissima porzione, lasciamo selezionato chiudi ed andiamo avanti. In questo caso i modelli generati risulteranno pieni. Ecco qua. Sperando di esservi stato utile, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima occasione e arrivederci.